Tuo marito l'hai conosciuto facendo il lavoro di discografica? Beh, sì, perché mio marito era figlio di un signore che faceva l'autore giovanissimo, l'ho conosciuto all'Ariston, sì. Beh, lui è più giovane di te? Sì, di 10 anni. Ah, Toy Boy! Beh, Toy Boy... Così tanto, no? Pensavo 2-3 anni, 10 anni. Sì, 10 anni. Se poi pensi che tutto questo è accaduto 40 anni fa, in effetti siamo stati degli anticipatori dei tempi. Oggi è facile trovare, voi lo sapete, delle donne più vecchie. Sì. Allora no. Ma era un problema per chi? Per voi ovviamente no, però per i genitori? No, beh, ma che per i genitori? No, era un problema per me perché in effetti dicevo, mamma mia, 10 anni sono tanti, poi uno invecchia, sai, poi le donne invecchiano prima, che poi non è vero, invece il prossimo lo prendo di 25 perché mio marito è vecchissimo, ma al di là di ciò non lo sapevo. Devo dirti che no, era un problema mio. Ah. Poi a risolvere il problema invece è stato proprio un genitore. Mia madre mi disse, scusa, ma perché non volevo sposarmi? Perché non ti vuoi sposare? Scusa, cosa te ne frega? È lui che la prende vecchia, mica te. Questo mi è sembrato problema, una logica. Il problema era suo. Loro ti vedono attraverso la televisione, ridono. Ah, Mara, Mara, che caratterino, che caratterino. Ma Mara una volta ha frustato uno dei suoi artisti, cioè... Ma con la cinghia, come facevano i genitori da... ma rompi, uno fa fatica. Anche perché, essendo in un posto dove non puoi esporti, nel senso, sei in televisione, non puoi dire... Allora, il primo momento vai... Poi dici, non fare con noi. Poi, alla fine... Poi scopri. Avevo un paio di jeans e mi sono tolta la cintura della tua... Ma a chi? Mi dispiace dirlo. Era Pappalardo, ma era imbarazzata. Meno male che non si è incazzato, se non E lasciami gridare! Sbam! Front! Vabbè, Tiziano Ferro. Ah, wow! Bob Marley. L'hai conosciuto? A San Siro nell'80. Lui era dell'Island, era della Ricordia, fece questo concerto fantastico e... chiedendo come... Com'era nato, sai, una domanda tradizionale, una cosa, com'era nato il reggae, loro sentivo. Lui disse che era, Rignano parlava in inglese, che come tu ben sai io non parlo nessuna lingua al mondo. Quindi neanche... non hai detto che hai capito bene quello che ti ha detto. No, cazzo. Cioè... però me l'hanno tradotto, dice che è vero, io sono... Devo dire che è l'unico punto che mi avvicina agli inglesi, non imparano nessun'altra lingua che l'inglese, solo che loro sono andati un po' più in là, i romani si sono fermati prima, per cui non ho potuto. Sì, vabbè. Sì, sì. E devo dirti che lui disse che i giovani, come era lui, perché lui era attorno, mi sembra che avesse nell'80 40 anni, quindi era circa della mia età, sentivano le radio americane, le radio nere americane della musica black e arrivavano disturbate, per cui avevano questa, capisci com'è una radio? Ah, quindi il ritmo del reggae è... Adesso, io non so se ci ha preso per il culo, se era, però questo non comunque come storia è bellissima, forse non è vero, però è bellissima. Forse non è vero, però è bellissima. Bella.